questo brano di Vangelo ci presenta tre scene. La prima riguarda Gesù e Levi. Questa scena è ben descritta da un'opera del Caravaggio, in cui Gesù indica Levi, che è l'unico indaffarato, ripiegato su di sé, non si accorge di Gesù, perché non crede che quel Gesù possa avere davvero bisogno di lui. Tuttavia, quel seguimi è inaspettato e quindi sconvolgente. Allora Levi lascia subito il suo tesoro. Questa prontezza è solo di chi non si accontenta. Il desiderio di ciascuno rimane assopito finché non ci si sente chiamati. La seconda scena è quella del banchetto. Quando si organizza una festa? Per qualche evento importante? O semplicemente per stare con degli amici? Bene, solo chi si sente ben voluto e cercato non vede l'ora di fare festa e condividere questa sua felicità. La terza scena è il dialogo fra Gesù e i farisei. Se Levi non si accontenta di una vita ripiegata, i farisei invece sono orgogliosi delle loro regole. Non hanno bisogno di nessuno sconvolgimento, però non sono capaci di festeggiare. Bene, quando Dio ti chiama, ha sempre qualcosa di buono per te. Il peccato non impedisce di fare festa, anzi, c'è festa proprio perché il peccato non ha l'ultima parola. E allora un piccolo impegno all'inizio di questo tempo di Quaresima, una bella confessione, che significa dire a se stessi: voglio fare una bella festa.